altro tipo di molto semplici esercizi, insomma, che comunque sono tutti esercizi che hanno una loro importanza, perché ripeto, la parte scritta è la prima parte dell'esame, se non supera la quale. Allora, facciamo qualche esercizio proprio veramente nulla, in cui praticamente qui è necessario andare a calcolare. Si sente, si sente adesso? Ah, meno male. Dunque, è necessario andare a calcolare la composizione percentuale rispetto ai vari elementi che compongono un composto. Allora facciamo qualche esempio, perché questi sono proprio esercizi estremamente facili. Per esperienza, mai dare nulla per scontato. Allora, abbiamo un composto che ha formula FeCO3. Come vedremo fra poco, questo è il carbonato di ferro e vogliamo calcolare la composizione percentuale del carbonato di ferro. Dunque, per prima cosa, cioè sapere su 100 grammi di carbonato di ferro quanti grammi sono ferro, quanti grammi sono carbonio, quanti grammi sono ossigeno. La cosa è estremamente semplice. La prima cosa che dobbiamo andare a fare è andarci a calcolare la massa molare del carbonato di ferro. Ovviamente stamattina abbiamo visto che la massa molecolare, la massa molare, quella vogliamo andare a chiamare, si ha andando a sommare le masse atomiche dei singoli atomi che compongono il composto che noi stiamo considerando. Ovviamente quando qualcuno di questi atomi compare un numero di volte superiore a 1, questa massa atomica deve essere moltiplicata per quello stesso. Quindi noi abbiamo che formare una mole di carbonato di ferro ci sta una mole di ferro, una mole di carbonio e 3 mole di ossigeno. Quindi dobbiamo sommare la massa molare del ferro, ovviamente moltiplicato per 1, perché il ferro compare una volta sola nell'unità formula carbonato di ferro, la massa molare del carbonio anch'essa moltiplicato per 1, perché anche il carbonio compare una volta sola in unità formula, e la massa molare dell'ossigeno moltiplicata per cosa? Ovviamente per 3. Adesso andiamo a vedere nella tabella delle masse atomiche o nella tavola periodica quali sono le masse atomiche di questi tre elementi, e vediamo che il ferro è 55,8 con un pochino di approssimazione. Carbonio è 12 e l'ossigeno è 16, quindi 3 per 16. Allora il risultato viene a essere 115,8. Ovviamente se parliamo di massa molare questi qui saranno dei grammi. Adesso per calcolare le percentuali dei singoli elementi vediamo che per quanto riguarda il ferro la percentuale quale sarà? Dunque, una mole pesa 115,8 grammi. In una mole è presente una sola mole di ferro. Una sola mole di ferro pesa 55,8 grammi. Quindi la percentuale del ferro sarà 55,8 fratto, che sarebbe praticamente la massa del ferro presente in una mole, fratto la massa di una mole che è 115,8. Ovviamente questo risultato qui ci darebbe la massa del ferro su un solo grammo di carbonato di ferro. Noi lo vogliamo sapere su 100 grammi, quindi lo dovremmo moltiplicare per 100. Quindi il risultato è 48,20%. Andiamo a vedere per il carbonio.
Abbiamo che in una mole di carbonato di ferro è presente una mole di carbonio. Una mole di carbonio pesa 12 grammi, quindi noi avremo che ci saranno 12 grammi di carbonio su una mole di carbonato di ferro che ammassa 115,8. Quindi ci saranno 12 grammi di carbonio su 115,8 grammi di carbonato di ferro. E in questa maniera noi sappiamo quanto carbonio è presente su un grammo di carbonato di ferro. Lo vogliamo sapere su 100 grammi e quindi moltiplichiamo per 100. E il risultato è... Ah, non me lo sono calcolato. Vabbè, insomma, comunque non l'ha ricordato, questo numero uscirà a un certo numero. Se lo vogliamo fare anche per l'ossigeno, questo numero qui. Se qualcuno che ha una calcolatrice me lo può fare. 10,39. Quanto? 10,39. 10,39. Se poi vogliamo andarci a vedere anche la percentuale dell'ossigeno, ovviamente dobbiamo fare sempre lo stesso ragionamento. Ci sono in una mole di carbonato di ferro, ci sono 3 moli di ossigeno, perché vedete qui compare il pedice 3, il pedice 3 significa che in ognuna di queste unità formula ci stanno 3 atomi di ossigeno. Quindi su una mole di carbonato di ferro ci saranno 3 moli di ossigeno, la cui massa è 3 per 16, quindi è 48. Questi 48 atomi di ossigeno sono presenti in una mole di carbonato di ferro, abbiamo visto che una mole di carbonato di ferro ha massa 115,8. E in questa maniera, dividendo 3 per 16, 48, diviso 115,8, abbiamo la frazione di ossigeno che è presente in un grammo di carbonato di ferro. Lo vogliamo sapere per 100 grammi, lo vogliamo per 100. E quindi otteniamo 41,45. Allora, se abbiamo fatto i conti bene, sommando questi tre risultati dovrebbe venire 100. Ci dovremmo trovare più o meno. Sì, più o meno ci troviamo, diciamo, a occhio vedo che ci troviamo. Ci sono difficoltà? Non credo, va benissimo. Allora proviamo a fare un altro esercizio praticamente di questo tipo qui. Ecco qua. Proviamo praticamente a calcolare la percentuale del ferro presente in un ossido di ferro che a formula F2O3, la magnetite. Dunque, allora, anche in questo caso qui noi vogliamo sapere su 100 grammi di ossido di ferro F2O3 quanti grammi sono costituiti da ferro. Chiaramente anche in questo caso qui dobbiamo andarci a calcolare la massa molare dell'ossido di ferro F2O3. Ovviamente noi avremo che questa sarà uguale alla massa atomica del ferro moltiplicata per un coefficiente che è uguale al numero di volte che l'atomo di ferro compare nell'unità formula. Nell'unità formula compare 2 volte, quindi qui avanti ci dovremo mettere 2. Per quanto riguarda l'ossigeno, noi abbiamo che la massa atomica dell'ossigeno dovrà essere moltiplicata anch'essa per un coefficiente che è pari al numero di volte per il quale l'atomo di ossigeno compare nell'unità formula. Quindi nell'unità formula compare 3 volte e qui davanti ci dovremo andare a mettere 3. La massa atomica del ferro abbiamo visto che è 55,8, quindi abbiamo 2 per 55,8 più 3 e moltiplica la massa atomica del ferro. Quindi abbiamo 2 per 55,8 più 3 per 16 che fa 159,6. Adesso, se ci vogliamo andare a calcolare qual è la percentuale del ferro presente, noi abbiamo che in un
una mole di ossido di ferro Fe2O3 ci sono presenti due moli di ferro che hanno massa 2 per 55 per 4. Quindi la massa di ferro presente in una mole di ossido di ferro è 2 per 55,8. La massa di una mole di ossido di ferro ce la siamo appena calcolata, 159,6. Andando a dividere la massa del ferro presente in una mole per la massa di una mole, avremo la frazione di ferro presente in un grammo di ossido di ferro, dato che noi lo vogliamo sapere su 100 grammi di ossido di ferro, dovremo andare a moltiplicare. Bene? Ovviamente facciamo questo semplice calcolo e viene 69,92. Se vogliamo fare lo stesso ragionamento per l'ossigeno, vabbè, possiamo fare 100 meno quella percentuale lì e il resto chiaramente sarà ossigeno, oppure se vogliamo andare a fare un procedimento simile a quello che abbiamo svolto fino adesso, avremo che la percentuale dell'ossigeno sarà uguale a massa dell'ossigeno presente in una mole. Adesso in una mole compaiono 3 atomi di ossigeno. Quindi 3 atomi di ossigeno, in una unità formula compaiono 3 atomi di ossigeno. Quindi la massa atomica dell'ossigeno dovrà essere moltiplicata per il coefficiente 3, quindi 3 per 16 che fa 48. Questo numero ovviamente andrà diviso per la massa di una mole che ce la siamo già calcolata, che è 159,6. E andiamo a fare questa operazione e verrà, non me lo sono calcolato questo numero qui, chiaramente verrà 30,08, giusto? Quindi vedete 0,8 arriviamo a 70, perfetto. Ci sono problemi su questo esercizio qui? Vabbè, penso che con questo tipo di esercizi possiamo andare avanti. Ripeto però quello che vi chiedo, quando tornate a casa riguardate per tutte quante queste cose, perché vedo se non le fissate poi si perdono e poi non si ritrovano. Facciamo adesso un altro tipo di esercizio. Allora, noi abbiamo, supponiamo di aver effettuato in un laboratorio chimico l'analisi chimica dell'alcol etilico, l'analisi elementare dell'alcol etilico. I risultati di questa analisi che cosa ci dicono? Ci dicono che l'alcol etilico che è un composto chimico, diciamo così, abbastanza noto, diciamo tutte quante le bevande alcoliche sono dette alcoliche proprio perché contengono quantità variabili di alcol etilico. Diciamo la birra praticamente ne contiene dal 3 al 5% il volume, i vini vanno con i là più leggeri dal 6-7% il volume a quelli là più pesanti 13-14-15%. Cominciamo ad arrivare al 18% il volume, abbiamo i vini liquorosi tipo il porto, tipo qualche cosa del genere. Invece quelli che sono detti superalcolici sono praticamente, che ne so, il whisky, il cognac, la grappa, l'acquavite, e hanno, diciamo così, percentuali di alcol all'incirca del 40%. Poi ci sono anche bevande, diciamo, per sballi ulteriori, che praticamente il contenuto d'alcol riesce ad arrivare anche al 60-70%. Piccolo inciso, diciamo così, l'alcol etilico fa parte di una famiglia di composti chimici chiamati alcoli, i quali sono tutti potenti veleni per l'organismo umano. L'unico alcol che è tollerato in piccole quantità dall'organismo umano è l'alcol etilico.
Perché noi teniamo un enzima che rapidamente lo trasforma per ossidazione del corrispondente acido, cioè nell'acido acetico. Tutti quanti gli altri alcoli sono potenti veleni. Comunque l'alcol etilico è tollerabile dal corpo umano in piccole quantità. Se non, diciamo così, queste quantità sono più grosse, provoca, diciamo così, tutta una serie di danni irreversibili, in particolar modo al fegato, cioè rende praticamente il fegato fibroso, perché la digestione dell'alcol, l'assimilazione dell'alcol, impegna in particolar modo il fegato, facendo lavorare a ritmi troppo elevati il fegato a un certo punto, diciamo così, comincia a non funzionare. Quindi diciamo che l'alcol è tollerabile dall'organismo umano, ma in piccole dosi, diciamo così. Diciamo che quello che può essere accettabile dall'organismo umano senza avere danni è, che posso dire, un bicchiere di vino a pranzo, un bicchiere di vino a cena, una birra, non di più. Se si beve di più e si ripete questo tipo di comportamento indefinitamente nel tempo, i danni all'organismo umano sono sicuri che si verificheranno. Allora, diciamo così, l'alcol etilico è composto, i risultati dell'analisi clinica hanno detto che l'alcol etilico è composto da carbonio in misura del 52,17% in peso, è composto da idrogeno in misura del 13,04% in peso ed è composto da ossigeno in misura del 34,78% in peso. Dunque, si vuole determinare la formula minima dell'alcol etilico. Va bene? Allora, quindi, la formula dell'alcol etilico, formula minima, cioè quella formula che ci dice soltanto in quale rapporto di combinazione si trovano questi atomi. Ed è l'unica che ci possiamo andare a determinare dalla composizione. Allora, i calcoli che noi dobbiamo fare sono abbastanza semplici. Perché? La formula minima l'ho scritta un po' sul nome, cancelliamo. Dunque abbiamo che su 100 grammi di alcol etilico 52 dispari sono carbonio, 13 dispari sono idrogeno e 34 dispari sono ossigeno. Adesso noi possiamo andare a dividere queste masse per le rispettive masse atomiche e in questa maniera che cosa sappiamo? Sappiamo il numero di moli di ognuno di questi elementi presenti sempre 100 grammi di alcol etilico. Quindi abbiamo il numero di moli che corrisponde a 52,17 grammi sarà uguale ovviamente alla massa del carbonio, fatto la massa atomica del carbonio. La massa del carbonio è 52,17, la massa atomica del carbonio abbiamo visto che è 12. E quindi il numero di moli di carbonio presente in 100 grammi di alcol etilico sarà uguale a 52,17 diviso 12, che fa 4,38. Andiamo a fare un calcolo simile per l'idrogeno. Noi abbiamo che su 100 grammi di alcol etilico 13,04 sono di idrogeno. Adesso 13,04 grammi di idrogeno corrispondono a un numero di moli di idrogeno che è uguale alla massa dell'idrogeno fratto la massa atomica dell'idrogeno. La massa dell'idrogeno abbiamo detto che è 13,04
La massa atomica dell'idrogeno avete imparato qual è? 1. Benissimo, vedete che state già imparando? Quindi praticamente su 100 grammi di alcol etilico quante moli di idrogeno saranno presenti? 13,04. Facciamo un ragionamento simile anche per l'ossigeno. Noi abbiamo praticamente che su 100 grammi di alcol etilico 34,78 sono costituiti da ossigeno. Vediamo questi 34,78 grammi a quante moli corrispondono. Così sapremo quante moli di ossigeno sono presenti in 100 grammi di alcol etilico. Quindi calcoliamo questo numero di moli, che sarà uguale alla massa dell'ossigeno fratto la massa atomica dell'ossigeno. La massa dell'ossigeno è 34,78, la massa atomica dell'ossigeno è 16 e il risultato è 2,17. Adesso in effetti questa già praticamente è una formula minima, perché noi che cosa sappiamo? Sappiamo praticamente che su 100 grammi di alcol etilico sono presenti 4,38 moli di carbonio, 13,04 moli di idrogeno e 2,17 moli di ossigeno. Naturalmente voi avete visto le formule chimiche come sono fatte, compaiono sempre dei numeri interi. Allora, perché ovviamente, diciamo così, nel pieno rispetto della teoria atomica di Dalton, quando si formano dei composti, quando si hanno delle reazioni chimiche, quelli che sono messi in gioco sono degli atomi interi, le frazioni di atomo, non esistono. È chiaro? Allora, dobbiamo fare diventare questi numeri dei numeri interi. Come possiamo farli diventare dei numeri interi? È molto semplice, basta dividere tutti quanti questi numeri qui per il più piccolo di essi. Vediamo un pochettino che cosa succede. Dunque, abbiamo che il più piccolo di tutti quanti è 2,17. Quindi andando a dividere, il numero degli atomi di carbonio sarà uguale a 4,38 fratto 2,17. Quanto fa questo conto? 2,17 e 2,17 fra 4 e 34, questo è un pochettino più grande, quindi diciamo così sarà un numero quasi un poco più grande di 2, quindi andiamoci a mettere circa uguale a 2. Ovviamente, ripeto, quando si va a formare un composto chimico, sempre nel rispetto della teoria atomica di Dalton, quelli che partecipano sono atomi interi, non possono essere frazioni di atomi. Quindi il fatto che voi da questa divisione non abbiate ottenuto esattamente 2, che cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che il dato da cui voi siete partiti è lievemente sbagliato. D'altra parte non può essere che così. Questo è un dato sperimentale, cioè è un dato derivante da un'analisi che è stata fatta in laboratorio. Qualunque, diciamo così, prova sperimentale ha sempre un certo errore. E quindi, diciamo così, questo errore chiaramente si riflette in questo valore. È chiaro che questo numero, che se voi ve lo andate a calcolare, quando viene? Dunque allora i miei collaboratori facciano questo calcolo, 4,38 diviso 2,17, quando fa di precisione? Eh? 6. 2,01. È chiaro che questo 2,01 è molto vicino a, bene, 2,01 è preciso allo, se fosse 2 sarebbe all'1%, se fosse 1 con 0,5%, questo allo 0,25%, diciamo che è anche un'analisi chimica fatta bene questa casa, quindi accontentiamoci. Poi andiamo a vedere il numero di atomi di idrogeno che comparirà nel numerario. Dobbiamo andare a dividere il numero di moli di idrogeno, 13,04, per il più piccolo di questi numeri, 2,17. Allora, i miei collaboratori mi fanno questo calcolo? 6,00.
Come? 6,009. Allora facciamo 6,01, non esatto. Quindi 6,01 che vuol dire? Vuol dire che è circa uguale a 6. Chiaro, un poco di sbaglio ci sta pure là sopra. Poi, qui che cosa abbiamo? 2,17 è uguale a 1. Quindi questo che cosa significa? Significa che la formula minima dell'alcol etilico sarà C2H6O. Basta. Questa è la formula minima dell'alcol etilico. Adesso per vedere praticamente se la formula minima coincide con la formula molecolare, io ho bisogno di conoscere la massa molecolare dell'alcol etilico. Adesso, quando andremo più avanti nel corso di questo corso, vi farò vedere dei metodi per determinare la massa molecolare di una sostanza incolmita. Adesso supponiamo di conoscere questa massa molecolare, va bene? Questa massa molecolare è 46. Ce la siamo calcolati tramite qualche altra operazione che abbiamo fatto in laboratorio, che vi spiegherò un pochettino più avanti. Per vedere praticamente se la, diciamo così, la formula che noi abbiamo determinato è la formula molecolare, è soltanto la formula minima, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci a calcolare la massa di questa formula qui. La massa di questa formula qui, come sarà? Sarà 2 per 12 più 6 per 1. 12 ovviamente è la massa atomica del carbonio, 1 è la massa atomica dell'idrogeno, più 16, che fa 2 per 12, 24, 24 più 6, 30, più 16, 46. Quindi questo che significa? Il fatto che la massa della formula minima e la massa molecolare coincidono vuol dire praticamente che la formula molecolare è multipla della formula minima secondo il numero 1. Quindi in pratica coincidono. Quindi la formula molecolare dell'alcol etilico sarà C2H6O. Bene? Giusto, diciamo così, una curiosità. La formula di struttura dell'alcol etilico è questa. Questa è la formula di struttura dell'alcol. Chiaramente corrisponde a questa formula molecolare qui, forse. Ci sono dei problemi? Posso andare? Facciamo un altro esercizio? Allora, facciamo un altro calcolo di formula minima, va bene? Vogliamo calcolare la formula minima del glicol etilenico, detto anche glicol etilenico, detto anche etandiolo.
Questo è un fluido che viene spesso utilizzato come fluido antigelo, cioè in poche parole quando nell'automobile, che ne so, c'è l'acqua di raffreddamento, per fare sì che l'acqua di raffreddamento non congeli durante l'inverno, quando scende al di sotto di 0 gradi, si scioglie una certa quantità, 20-30% in peso, di glicolletilenico in acqua. E il glicolletilenico è un parente dell'alcol etilico, diciamo così, insomma. E anche quello si scioglie in qualunque proporzione con l'acqua. Il risultato praticamente che si ottiene andando a sciogliere il glicolletilenico in acqua è che il punto di congelamento si abbassa anche di 20-30 gradi. Quindi praticamente, a meno che proprio non venga proprio un freddo siberiano, sciogliendo una congrua quantità di glicolletilenico in acqua, l'acqua non congelerà. Allora, i risultati praticamente dell'analisi elementare del glicolletilenico ci dicono che in misura del 38,71% da carbonio. È composto da idrogeno in misura del 9,68%. Composto da ossigeno in misura del 51,61%. Bene, ci vogliamo determinare la formula minima. Fare gli stessi calcoli che abbiamo effettuato l'altra volta. Noi abbiamo che in 100 grammi di glicolletilenico sono presenti 38,71 grammi di carbonio. Vediamo 38,71 grammi di carbonio a cosa corrisponde. Quindi avremo che il numero di moli del carbonio sarà uguale alla massa del carbonio fratto la massa atomica del carbonio, cioè sarà uguale a 38,71 fratto la massa del carbonio, quant'è? 12. Vedete, state imparando. Allora, andiamo a effettuare questo calcolo e abbiamo che corrisponde a 3,23 moli. Andiamo un pochettino a vedere per l'idrogeno questo calcolo. Il numero di moli dell'idrogeno ovviamente sarà uguale alla massa dell'idrogeno fratto la massa atomica dell'idrogeno. Su 100 grammi sono presenti 9,68 grammi di idrogeno e la massa atomica dell'idrogeno è 1. Quindi il numero di moli di idrogeno presenti in 100 grammi di glicolletilenico sarà? Quanto sarà? Benissimo. Andiamo a vedere l'ossigeno. Su 100 grammi di glicolletilenico sono presenti 51,61 grammi di ossigeno. Andiamo a vedere questi 51,61 grammi a che numero di moli corrispondono. Chiaramente dovremo andare a dividere la massa dell'ossigeno
fratto la massa atomica dello studio, quindi 51,61 grammi diviso la massa atomica dell'ossigeno che è 16, e quindi avremo che corrisponderà a 3,23. Adesso, poiché nelle formule chimiche devono comparire dei numeri interi in ossequio alla già ricordata tante volte teoria atomica di Dalton, perché sono soltanto gli atomi che partecipano alle reazioni, non le frazioni di atomi, prendiamo interi questi numeri qui andandoli a dividere tutti quanti per il numero più piccolo, che è 3,23. Quindi per quanto riguarda il carbonio noi abbiamo che 3,23 diviso 3,23 uguale 1. Qui abbiamo per l'idrogeno 9,68 diviso 3,23, che ovviamente farà circa 3. Per l'ossigeno invece abbiamo 3,23 diviso sempre 3,23, che fa 1. Per cui la formula minima del glicometilenico quale sarà? CH3O. Va bene? La massa formula del glicometilenico quale sarà? Sarà 12 la massa atomica del carbonio, più 3 per 1 la massa atomica dell'idrogeno, che è 3, più 16, quindi sarà 15 più 16 che fa 31, va bene? Adesso invece, se noi ci andassimo a calcolare tramite altro tipo di analisi, che vi ripeto vi farò vedere più avanti nel corso di questo corso, la massa molecolare dello glicometilenico, troveremmo che la massa molecolare del glicometilenico è 62. Pertanto questo che cosa significa? Significa praticamente che la massa molecolare è multipla della massa formula secondo il numero 2. Sappiamo che dividendo M per MR, abbiamo 62 diviso 31 che fa 2. Quindi la formula minima, questa è la formula minima, se vogliamo andarla a trasformare in formula molecolare dobbiamo moltiplicare tutti questi coefficienti per 2, quindi per il carbonio 1 per 2 diventa 2, per l'idrogeno 3 per 2 diventa 6, per l'ossigeno 1 per 2, quindi la formula molecolare del glicometilenico è questa. Bene? Giusto per curiosità vi ho fatto vedere la formula molecolare dell'alcol etilico, vi faccio vedere anche la formula molecolare del glicometilenico, è questa. Differisce dall'alcol etilico per il fatto che ci sono due funzioni OH, mentre invece nell'alcol etilico ce ne sta una sola. Va bene? Ci sono... Cosa? Ok. Mi capita di dire delle cose e di farne delle altre. La vedete, l'età è preoccupante, diciamo. Okay. Io dico una cosa e poi ne faccio un'altra. Vabbè, speriamo che fino alla fine del corso tempo, se dovessi avere un decadimento molto rapido nel corso di questo corso, non lo so come andrete a finire. Ci sono problemi? Allora.
Considerare i dati dell'analisi elementare, cioè in poche parole ho fatto l'analisi elementare del composto e so la composizione percentuale, cioè tanto per cento di questo, tanto per cento di carbonio, tanto per cento di idrogeno, tanto per cento di ossigeno. Però per esempio potrei farlo anche a partire da altri dati. Supponiamo, guardate, ecco un'altra possibile maniera di arrivare alla formula minima, diciamo è questa qui, che parte da dati che sono completamente diversi. Noi bruciamo 16 grammi, quindi una massa di 16 grammi, di un composto che contiene carbonio e idrogeno. Adesso non so se ve l'ho già detto, un composto che contiene solo carbonio e idrogeno, come si chiama? È un idrocarburo, va bene? Che sono i combustibili per eccellenza. Quindi abbiamo un composto che contiene solo carbonio e idrogeno. Non so se ve l'ho già detto, comunque ve lo dirò fino alla nausea, fino alla fine di questo corso. Gli idrocarburi sono i combustibili per eccellenza e, dando origine alla reazione di combustione, tutto il carbonio che è presente nel combustibile si dovrebbe trasformare in anidride carbonica, che ha formula CO2, e tutto l'idrogeno che è presente nel combustibile si dovrebbe trasformare in acqua, che ha formula H2O. Allora, io il dato che ho a disposizione per calcolarmi la formula minima è che se io brucio 16 grammi di questo composto che contiene solo carbonio e idrogeno, io praticamente raccolgo 44 grammi di anidride carbonica. Cioè, bruciando 16 grammi di questo idrocarburo, quindi chiamiamolo massa idrocarburo, raccolgo una massa di anidride carbonica pari a 44 grammi. Va bene? Adesso, da solo questi dati qui, io vi voglio calcolare la formula minima dell'idrocarburo. Calcolare la formula minima dell'idrocarburo. Va bene? Allora, quello che dobbiamo fare è in effetti abbastanza semplice. Da che cosa posso partire? Io conosco il prodotto di reazione, l'anidride carbonica. So che raccolgo 44 grammi di anidride carbonica e so praticamente che tutto il carbonio che sta nell'anidride carbonica è carbonio che originariamente stava in questo idrocarburo.
Quindi devo andarmi a calcolare quanto carbonio è presente in questi 44 grammi di anidride carbonica. Per prima cosa mi devo andare a calcolare il numero di moli dell'anidride carbonica, cioè a quale numero di moli corrispondono questi 44 grammi di anidride carbonica. Per cui mi calcolo la massa molare dell'anidride carbonica. Come si calcola la massa molare dell'anidride carbonica? Devo sommare le masse. Il carbonio lo devo moltiplicare per qualche cosa o no? No. Allora la massa del carbonio. L'ossigeno, non moltiplichiamo nemmeno l'ossigeno, ci troviamo, non abbiamo moltiplicato uno, non moltiplichiamo nemmeno uno. Lo dobbiamo moltiplicare per due? Sì. Il nostro amico con la maglia viola dice che dobbiamo moltiplicarlo per due. Visto che il nostro amico ce lo conferma, noi accettiamo questa tesi. Effettivamente ci sta un 2 qua, dobbiamo moltiplicare la massa atomica dell'ossigeno. La cosa bella è che queste cose qua verranno registrate poi. Quindi insomma verranno. Quindi mi sto proprio esponendo qua. Vabbè, ma io non lo so. Allora, la massa atomica del carbonio è 12. La massa atomica dell'ossigeno è? Quindi abbiamo 12 più 32, quanto fa? Guarda un po', è un esercizio un po' addomesticato questo. Non avevo voglia di fare troppi calcoli e l'ho fatto semplice. Quindi il numero di moli di anidride carbonica, quant'è? Ovviamente il numero di moli di anidride carbonica sarà uguale a cosa? La massa dell'anidride carbonica diviso la massa molare dell'anidride carbonica. La massa dell'anidride carbonica è 44, la massa molare dell'anidride carbonica è anch'esso 44, quindi abbiamo una mole di ossido di carbonio. Adesso vi faccio una domanda. Quante moli di carbonio sono presenti in una mole di anidride carbonica? Una. Ovviamente nella formula, vedete, il simbolo del carbonio non c'ha nessun pedice, quindi vuol dire che ogni molecola di anidride carbonica è composta da due atomi di ossigeno e uno di carbonio. Quindi questo numero di moli di CO2 sarà contemporaneamente uguale anche al numero di moli di carbonio. Va bene? Quindi questo che vorrà dire? Che nell'idrocarburo che noi abbiamo originariamente bruciato, anzi, nei 16 grammi dell'idrocarburo che noi abbiamo originariamente bruciato, era presente una sola mole di carbonio. Una mole di carbonio. A quale massa di carbonio corrisponde? Ovviamente la massa del carbonio sarà uguale al numero di moli del carbonio moltiplicato la massa atomica del carbonio. Il numero di moli del carbonio abbiamo detto che è 1, la massa atomica del carbonio abbiamo detto che è 12. Quindi praticamente la massa di carbonio che è presente nei 16 grammi idrocarburo che noi abbiamo bruciato sarà 12 grammi. Bene? A questo punto noi che cosa altro ci possiamo calcolare molto facilmente? L'idrocarburo che noi abbiamo bruciato, i 16 grammi di idrocarburo che noi abbiamo bruciato, è composto solo da carbonio e idrogeno. Di questi 16 grammi, 12 sono carbonio, il resto cosa sarà? Idrogeno. E quanti grammi ci saranno di idrogeno? Bene, benissimo. Quindi diciamo così è una risposta diciamo sicuramente confortabile. Quindi ci possiamo andare a calcolare la massa dell'idrogeno presente nell'idrocarburo che noi abbiamo bruciato come differenza tra la massa di idrocarburo che noi abbiamo bruciato meno la massa del carbonio che noi abbiamo bruciato. Quindi sarà 16 meno 12. E
quindi sarà uguale a 4 grammi. Adesso noi sappiamo che questi 16 grammi di carbonio sono costituiti, 16 grammi di idrocarburo sono costituiti da 12 grammi di carbonio, che corrispondono a una mole, e 4 grammi di idrogeno. Dobbiamo sapere questi 4 grammi di idrogeno a quante mole di idrogeno corrispondono. Lo sapete fare questo? Me lo sapete dire, diciamo così, senza fare calcoli, a mente? 4. Ovviamente perché 4? Perché chiaramente il numero di moli dell'idrogeno sarà uguale alla massa dell'idrogeno, il numero di moli dell'idrogeno, sì, sarà uguale alla massa dell'idrogeno diviso la massa molare dell'idrogeno. Quindi la massa dell'idrogeno è 4, la massa molare è 1 e quindi sarà uguale a 4. Quindi la formula minima quale sarà? Sarà praticamente su 16 grammi di idrocarburo quante moli di carbonio sono presenti? Quante moli di idrogeno sono presenti? Quindi la formula minima quale sarà? E sapete chi è questo? Il metano. Il metano, va benissimo. Va bene? Ci sono problemi? Mi sono rimbambito, ho scritto qualche cosa che non dovevo? No? Allora facciamo un altro esercizio. Usiamo un altro idrocarburo e più precisamente ne bruciamo bruciando questi 30 grammi di idrocarburo, abbiamo detto che tutto il carbonio si trasforma in anidride carbonica, tutto l'idrogeno si trasforma in acqua. Questa volta noi raccogliamo 54 grammi di acqua. Vogliamo determinare la formula minima di questo idrocarburo. Bene. Allora, ragioniamo un po'. Noi non sappiamo l'idrocarburo qual è, sappiamo però che ne abbiamo bruciato 30 grammi,
e che tutto l'idrogeno che era presente in questo idrocarburo è finito nei 54 grammi che noi abbiamo raccolto. Allora dobbiamo praticamente vedere che quantità di idrogeno è presente nei 54 grammi d'acqua che noi abbiamo raccolto, cioè di questi 54 grammi, quanti grammi sono idrogeno e quanti grammi sono ossigeno. Per, diciamo, far raggiungere questo risultato, la prima cosa che dobbiamo fare è andare a calcolarci il numero di moli che corrisponde a 54 grammi di acqua. Quindi abbiamo che il numero di moli di H2O sarà uguale alla massa dell'acqua diviso la massa molecolare dell'acqua. Vabbè, la massa molecolare dell'acqua ovviamente sarà uguale alla 2 per la massa dell'idrogeno più la massa atomica dell'ossigeno, e quindi sarà uguale a 2 per 1 più 16 che è uguale a 18. Quindi avremo che il numero di moli di acqua che verrà raccolto sarà uguale a 54 grammi, perché la massa di acqua che sarà raccolta è 54, fratto la massa molare dell'acqua che è 18, grammi e grammi se ne vanno, 54 diviso 18 fa 3, benissimo. Quindi il numero di moli di idrogeno sarà uguale a 3. Adesso praticamente noi abbiamo che questo è il numero di moli dell'acqua, dobbiamo calcolarci la massa dell'idrogeno presente nell'acqua. Prima di arrivare alla massa dell'idrogeno noi dobbiamo passare al numero di moli dell'idrogeno. Adesso, che relazione esiste tra il numero di moli dell'idrogeno presente nell'acqua e il numero di moli dell'acqua? Seguitemi bene. In ogni molecola d'acqua quanti atomi di idrogeno ci sono? Adesso quindi, se noi abbiamo 3 moli di acqua e in ogni mole ci sono 2 atomi, quante moli di idrogeno ci sarà? 2 per 3, 6. Quindi noi qua avanti ci dovremo andare a mettere un 2. Quindi 2 per 3 è uguale a 6 moli. Bene? A questo punto ci possiamo andare a calcolare la massa dell'idrogeno che è presente nell'idrocarburo che noi abbiamo bruciato. Dunque, ovviamente la massa dell'idrogeno sarà uguale al numero di moli dell'idrogeno moltiplicato la massa atomica dell'idrogeno. Il numero di moli dell'idrogeno ce lo siamo calcolati. Il numero di moli dell'idrogeno ce lo siamo calcolato ed è 6, la massa atomica dell'idrogeno la conosciamo è 1, quindi la massa dell'idrogeno che è presente nei 54 grammi di acqua sarà 6 grammi. Bene, quindi questo che cosa significa? Significa praticamente che nell'idrocarburo 6 grammi sono idrogeno. Ci possiamo calcolare la massa del carbonio presente in questo idrocarburo? Ovviamente è una banalità, perché se noi ne abbiamo bruciato 30 grammi, sappiamo che 6 di questi 30 grammi sono idrogeno, i restanti 30 meno 6, cioè 24, saranno di carbonio. Quindi la massa del carbonio sarà uguale a la massa dell'idrocarburo meno la massa dell'idrogeno. La massa dell'idrocarburo abbiamo detto è 30, la massa dell'idrogeno abbiamo detto è 6, quindi la massa del carbonio sarà 24 grammi. A questo punto noi ci dobbiamo andare a calcolare per avere la formula minima, ovviamente cosa?
questo numero di grammi di carbonio, 24 grammi, a quante moli corrispondono. Quindi il numero di moli del carbonio sarà uguale ovviamente alla massa del carbonio diviso la massa atomica del carbonio. La massa del carbonio è 24 grammi. La massa atomica del carbonio abbiamo detto che è 12, quindi 24 diviso 12 è uguale a 2. Quindi praticamente noi abbiamo, diciamo così, che nei 30 grammi di idrocarburo che noi abbiamo bruciato ci sono 2 moli di carbonio e 6 moli di idrogeno. Poiché la formula minima, dobbiamo ridurre ai minimi termini questo rapporto, 6 diviso 2 fa 3, e quindi avremo praticamente che la formula minima sarà CH3. Va bene? Adesso, se ci potessimo calcolare la massa molecolare di questo composto, vedremo che la massa molecolare di questo composto è giusto doppia praticamente di 15, 12 più 3 fra 15, la massa formula è 12 più 3 per 1, che è uguale a 15. Vedremo che la massa molecolare avrebbe valore 30. Quindi in poche parole significherebbe che la formula molecolare è 30 diviso 15, 2, moltiplicato questa roba qui, quindi verrebbe proprio C2H6. Questo composto qui è l'etano, è l'etano. Va bene? Ci sono problemi, ragazzi? Ok? Allora possiamo chiudere qui. La settimana prossima entreremo dentro l'atomo e cominceremo a vedere com'è fatto l'atomo. Arrivederci.